Ragazzi, questo fatemi spendere delle parole più che positive, scusate per questo Monza. Perché, ragazzi, allora, ora magari molti non saranno d'accordo con me perché voi direte 2-0 contro il Napoli, un Napoli che comunque fa un pochettino di turnover, un Napoli già campione d'Italia, già sazio, era anche abbastanza plausibile che il Monza potesse vincere. No, ragazzi, no, non pensiamola così, perché se no non si danno i demeriti giusti, cioè non si danno i meriti giusti a questa squadra qua, alla squadra di Palladino, perché abbiamo visto anche contro la Fiorentina che il Napoli, nonostante fosse già campione d'Italia, non lasciava neanche una briciola, nel senso che comunque si è portata a casa la vittoria, è perché il Napoli aveva un record da battere, che può ancora battere, anche se adesso è più difficile, perché se non sbaglio il Napoli ha 83 punti, questa l'ha persa, rimangono 3 partite, quindi 9 punti, può ancora fare quota 92, e il record di punti di Sarri è 91, possono ancora battere il record. Ma a maggior ragione perché vogliono magari battere il record, perché comunque non lasciano le briciole a nessuno. Questo Napoli non ti regala niente, non ti regala niente. E se il Monza oggi vince 2-0, non è perché un Napoli è sceso con le seconde linee, non è perché il Napoli non gioca più a pallone. Semplice fatto che il Monza è forte. Il Monza, ragazzi, è forte. È una squadra forte in casa, è forte, è ostica, rompe le palle a tutti, rompe le scatole a tutti. È una squadra veramente molto interessante quella di Palladino, che la fa giocare in una maniera pazzesca. Poi che il Napoli magari non giochi più allo stesso ritmo di prima, che comunque hanno già speso tanto e tutto, su questo possiamo essere d'accordo, ma che il Napoli regali le partite no. Questo no, ragazzi, non l'accetto. E oggi il Napoli comunque le sue occasioncine le ha avute, con un Di Gregorio che comunque ha fatto due o tre parti importanti, ma anche il Monza ne ha avute, ragazzi, e il Monza è riuscito comunque a sfruttarle queste occasioni ed andare in rete, perché comunque il Monza già dal primo tempo si vedeva che era una squadra che aveva voglia, con il tiro di Dani Mota Carvaio, se non sbaglio, che viene rimpallato, la palla esce, Carlos Augusto con le sue sovrapposizioni, Pessina che comunque ha fatto un ottimo lavoro anche a centrocampo, il Napoli qualcosina con Osimhen ha provato a creare. L'occasione migliore ce l'ha avuta Anghissà, secondo me, su quella giocata di Rachmani. Anghissà apre questo piattone di Gregorio, fa una parte importante nel primo tempo, tutto il resto sono parate o perlomeno tiri alti fuori, anche con i Zenischi molto importante secondo me nel primo tempo, però la palla è leggermente defilata su una sponda di Osimhen, tra l'altro appena iniziata la partita il Napoli ha aperto fortissimo, però poi cresce il Monza e il gol, ragazzi, l'azione del gol del Monza nel primo tempo è bellissima, cioè, se non sbaglio, Caprari che scambia con Dani Mota, no, con Dani Mota, Caprari che scambia con, scusate, Carlos Augusto in area di rigore, tutto di prima praticamente, riesce a servire anche Pessina, e Pessina fa lo scavetto a Golini coscito, riesce a servire Dani Mota che da posizione defilata comunque riesce a buttarla dentro, cioè è un gol veramente bellissimo quello del Monza, un gol veramente molto molto bello quello del Monza dell'1-0, poi nel secondo tempo parte molto meglio il Monza, parte forte, subito il 2-0 con Petagna, gol dell'ex, tra l'altro su un'altra azione abbastanza devastante, se non sbaglio sempre di Dani Mota che tira, Golini fa la sua parata, poi la palla arriva a Petagna, Petagna stoppa, fa una finta che disorienta un po' Juan Jesus e poi la piazza col piattone. La piazza col piattone lì, ragazzi, e Golini non trova neanche a fare la parata perché era anche coperto il tiro, il pallone, appunto dallo stesso Juan Jesus. E quindi Petagna fa il gol del 2-0. Petagna fa il gol del 2-0, veramente, veramente interessante. Un bel gol. E poi subito dopo 2-0, ragazzi, ha avuto un'altra occasione Dani Mota che quando sgasa su quella fascia, Rachmani ha fatto molta, molta fatica a stargli dietro. E alla fine, Ligolini fa una super parata. Ligolini fa una super parata su Dani Mota. Poi cresce anche un po' il Napoli, ovviamente, butta di tocca Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, senza togliere Osimhen. È per questo che vi faccio capire che il Napoli di Spalletti non vuole regalare nulla a nessuno, perché dai cambi si vede che non è un Napoli rinunciatario, dai cambi che ha fatto Spalletti. Spalletti voleva una squadra che potesse riprendere la partita, perché se no mi butti dentro Kvaratskhelia, Raspadori e Simeone e non mi togli Osimhen lì davanti. Cioè, era un Napoli a trazione veramente molto offensiva. Nel finale anche Politano, infatti qualche sgasata di Politano si è visto, qualche tiro fuori area ci ha provato,
salvato anche Politano, il colpo di testa di Oliveira che prende il palo, Zielinski che da fuori area tira una bomba assurda e anche lì De Gregorio fa un'ottima parata, c'è provato anche Osimhen che tira e De Gregorio comunque fa la parata ma non in calcio d'angolo, cioè Napoli poi alla fine ha creato, ha provato a fare dei gol, non c'è riuscito, però ripeto, un Monza che è a 49 punti, a pari punti se non sbaglio con la Fiorentina che stava vincendo con l'Udinese per l'ottavo posto, il Monza c'è, se la sta giocando assolutamente con la Fiorentina che batte l'Udinese quindi si ferma. Il Torino ha vinto oggi a mezzogiorno, qui ci sono tre squadre veramente lì vicine per l'ottavo posto, poi c'è il Bologna dopo che deve giocare. È interessante, ragazzi, è interessante come situazione. Il Napoli può ancora fare il record? Sì, può ancora fare il record il Napoli. È difficile però, eh. È difficile battere il record di Sarri perché adesso hai praticamente tre partite e su tre partite devi fare tre vittorie, perché se no non riesce a farlo il record. Ma onestamente parlando, il record secondo me è importante fino a un certo punto. Sì, sono quei record che se li fai ti rendono felici, però sei campione d'Italia, Napoli, io penso che sei già contento così. Poi ovvio, ripeto, non piace mai perdere a nessuno, ecco, 2-0 Spalletti non sarà contento della prestazione, non sarà contento anche lo stesso Napoli. E a maggior ragione vi dico, ragazzi, non date questa partita come scontata, come se il Napoli l'avesse regalata al Monza, perché se no, ragazzi, non ha senso neanche seguirle queste partite. Il Napoli, ripeto, fino all'altra volta stavamo a dire che non regala niente a nessuno e adesso si mette a regalare il risultato al Monza? Non credo proprio, è perché il Monza ha giocato bene, ragazzi, il Monza ha giocato veramente bene, la vera squadra, e vanno fatti i complimenti alla squadra, appunto, di Palladino. Vedremo, ragazzi, vedremo poi se il Napoli riuscirà a fare questo filotto di 3 vittorie su 3 per battere il record o no, ma ripeto, poco importa perché poi il Napoli è campione d'Italia, quindi va bene così. Non segna neanche Osimhen, segna ieri Lautaro Martinez, quindi un gol in più recuperato dal Toro, perché alla fine ormai la lotta per il capocannoniere è quella. Io penso che poi la vinca comunque Osimhen, però attenzione a Lautaro che zitto, zitto, lì dietro ci sta comunque. Per il resto, ragazzi, direi che il video può finire qua. Quindi, se vi è piaciuto, lasciate un bel like. Mi raccomando, commentate questi argomenti. Fate sapere un po' voi cosa ne pensate appunto di questa partita qua tra Monza Napoli. Dite un po' la vostra questione nei commenti. E soprattutto, ragazzi, anche se vi piace, iscrizione al canale che è fondamentale, non costa nulla. E per me è tanto il vostro supporto. Basta che fate clic su iscriviti e siete iscritti. Se lo fate, vi ringrazio di cuore. Condividete il video con i vostri amici, iscrivete anche loro. E attivate anche la campanella notifiche così non per i prossimi video che usciranno. Link in descrizione anche dal bar di Fusi Channel, link in descrizione anche dal mio profilo Twitter. Ci vediamo dopo con il post partita di Bologna-Fiorentina, di Bologna-Roma. Qui da me che è tutto, bella!